Coldplay. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mamititi dell'Italia Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo gioco, nuovo episodio. Sarà una serie? Non lo sappiamo, perché dipenderà tutto da voi, da quanti pollici in su lasciate e da quanti commenti scriverete con hashtag portacelo e pollici in su. In base a quello, in base alle visualizzazioni, in base insomma un po' a tutta una serie di parametri, valuterò se fare o non fare questa serie. Attenzione, sta uscendo di domenica, non perché sostituirà Ark normale, ma perché mi sono trovato comodo così, insomma. E quindi poi deciderò cosa ridurre, magari non interrompo le serie che abbiamo in corso, piuttosto cerco di bilanciare un po'. Per cui fatemi veramente sapere se vi piace questo gioco. Innanzitutto, che cos'è? Allora, vedete un pirla al centro dello schermo che sta facendo le flessioni e non è questo, cioè non è un'applicazione di palestra, è Clash Royale su PC, ma è una figata, ragazzi, perché innanzitutto lo trovate su Steam. Io sono stato, cioè quando dite il culo dello youtuber, non è il culo dello youtuber, è il culo di Mamid, praticamente questo giochino di merda, cioè non di merda, è carino, è molto carino, però costa 5 euro, cioè è un prezzo molto molto basso, e uno magari si aspetta che giochino di 5 euro non ottieni niente, e invece no, è un gioco che ti riserva tante sorprese. Io sono riuscito a trovarlo gratis l'altro giorno, che culo, che culo, cioè praticamente l'ho scaricato, quando è stato? 2 giorni fa, quindi il 6 aprile era l'ultimo giorno che era gratis, dopodiché è tornato a pagamento 5 euro, quindi mi dispiace per voi, non vi ho neanche potuto avvisare sul gruppo di Telegram, perché non sapevo neanche insomma che era vera sta cosa, quindi non ero sicuro che fosse gratis, cioè non sapevo niente neanch'io, sono stato straculato e l'ho avuto gratis. Allora, come funziona? Un po' come Clash Royale, quindi ci saranno, possiamo sfidare ci sono due opponenti, quindi ci sono due personaggi che si sfidano tra loro, ci sono delle carte. Il mio deck, lo vedete qui in alto, è composto da 10 carte, il deck di ogni persona. In più c'è un altro componente che cambia veramente tanto il gameplay, ovvero il personaggio che voi scegliete. Un po' come LOL, che ci sono i personaggi che potete acquistare, quindi i champion, ogni settimana ci sono dei nuovi personaggi gratis, e in più quelli che avete sempre voi, perché li avete comprati, sono sempre vostri. Si parte di solito con questo qui, lo Stormbringer, che non è male, però io mi trovo molto bene a giocare con Volko. In pratica ogni personaggio ha delle abilità particolari, quindi oltre che un attacco, proprio delle statistiche particolari, ma anche 3 skill particolari. Perché in pratica cosa succede? Durante la partita, ve lo spiego prima, perché durante la partita sarò tipo un mongoloio che non riuscirò a parlare mentre gioco, capito? Perché è abbastanza impegnativo. Quindi durante la partita, man mano che evochi le unità e che controlli i 2 ponti di passaggio strategici, come in Clash Royale, più unità passano attraverso questi ponti, più tempo controlli questi ponti, più esperienza hai. Man mano che guadagni esperienza, oltre a guadagnare vita, perché la tua vita sarebbe l'esperienza che hai guadagnato, quindi è come se ti ricaricassi, ma non solo, sblocchi queste abilità, le abilità particolari del tuo personaggio. Allora, tenete conto di una cosa, mi sono sentito un figo della madonna quando ho iniziato a giocare, ho fatto 10 partite e ho vinte tutte di fila, mi sono sentito troppo forte. E vediamo un po' gli achievement di oggi. Devo giocare 10 play 10, altre 10 carte da costruzione, vinci 5 game con i free rotation masters, va bene, win a game in less than 3 minutes, ok, vincere un game in meno di 3 minuti non ce l'ho mai fatta. Inoltre sono riuscito anche a rankare, addirittura, questo tutto nel primo giorno l'ho fatto, incredibile. Allora, cominciamo, ho un free token che posso prendere e mi dovrebbe dare della roba, quindi ci sono delle gemme, ci sono i soldi e ci sono dei frammenti di cristallo. Frammenti di cristallo dovrebbero servire per craftare le carte. Tutto sto bordello spero che non si senta nel video. Ho avuto 125 soldi di merda. Ah, ma ne ho 2 di free token. No, tra 10 ore ne posso avere un altro di power token, non ne ho manco 1. Ma come sono contento, ma guarda te.
Allora, io ricordavo di aver finito tutte le partite in singolo. Infatti ho giocato la modalità intro, che sono proprio mongoloidi, cioè tipo una specie di tutorial. Poi ho giocato in hard e ho giocato in expert. Come vi ho detto, ho vinto tutto. Non mi ricordo. You have already claimed this challenge reward. Are you sure that you want to replay it? Sì, giocala di nuovo, così vi faccio vedere a voi una partita un po' normale, voglio dire. E poi, soprattutto, vedete, questa è l'arena. Salendo di livello col personaggio, ovviamente fuori qua dall'arena, vi dà la possibilità... attenzione, qua mi devo difendere già. Ok, mettiamo il cecchino qui. E guardate in basso, è molto figo, perché si possono mettere addirittura, vedete, con le... come si chiamano? Con... con i tasti si possono mettere le carte in gioco. Vedete, adesso è diventato un po' mongolo. Oh mio Dio, il rinoceronte, il tauro qua ha distrutto tutto ed è molto molto forte. Vai, spacca quegli arcieri di merda. Intanto ho evocato un cazzo di draghetto. Vai, vai giovane, andiamoci a conquistare l'altro portale e dritti sulla faccia del nemico. Onestamente non avevo mai provato a combattere. Oh no. Quella è una cazzo d'arma di merda che mi spacca il culo. No, tu no. Ma porca di quella tosta. Sì, cosa? Io mo che cosa gli racconto a quella? Ok, allora la signorina viene di là, quindi io faccio questo e loro li mando qui. Così intanto impegniamo quel signore lì. Ok, qua facciamo un'altra roba di sto genere. Ok, là mi sono morti malissimo. Ma che figo, come sto perdendo proprio male. Perché? Perché mi devi far fare questa figura di brutto su YouTube? Perché? No, ti prego, voglio mangiare le chiappe. Ecco, mi è saltato il draghetto del cazzo. Ok, signori. Che cosa sta scendendo? Cosa è successo? No, devi sparare quello. Oh, ma voi non mi rompete, cazzo, però, ma che falto. Perdete questo. Se va... ah, ok, se riesco a contrastarlo come si deve, dovrei riuscire a vincere, perché hanno evocato tutto pirla qui, questo, con questi coglioni. Ok, sì, c'era questo che mi ha spappolato tutti. This could be a big problem. No, vabbè, di nuovo quell'arma, ma è illegale quell'arma. Quell'arma è veramente illegale. Non puoi fare una cosa del genere. Ma stiamo scherzando. Ma no, ma dai. Vediamo di cercare di resistere all'attacco di sti maledetti. Vai, resistete, vi prego. C'è l'arma illegale, dannazione, ma maledetta. Ma sì, veramente maledettissima. Vai che li prendo entrambi. Ma vai. Tu, no, li prendi. Ok, sta finendo veramente male questa partita. Non ho più mana e c'ho due armi illegali che mi stanno massacrando di più. Dannazione. Guardate questo. Ti prego, spara questo. Voglio provare a vincere l'achievement, per cui sto facendo proprio il primissimo game. Vediamo se riesco a vincerlo in meno di 3 minuti e vediamo se me lo conta come achievement fatto. Soprattutto mi vedrete giocare in modo fresco un po'. Momento, diciamo che non faccio poi così schifo, perché mi sono vergognato un pochino. Guardate, ecco che catturo i ponti. Comunque quell'arma lì è veramente illegale, cioè non posso crederci quanto sia illegale, dannazione. Oh, hai lasciato un sacco di merda qui, come mai? Attenzione, ma sto maledetto questo cosetto di merda che mi rompe le palle. Ora ti mando il triceratopo qua, l'unicorno. Guarda chi ti mando. Vai, corri come se non ci fosse un domani, dritto sulla faccia del nemico. Sì. Ti arriva subito a darti man forte. Ma guarda quanta gente! Scusate, potete togliere di mezzo questo di pirla. Arrivano un attimo quelli. Spari anche ai signori, grazie. Ok, il cecchino di là. Non so se vi aspettavate che vi spiegassi un po' le carte, ma viene un po' difficile spiegare le carte, quindi non lo faccio, ragazzi. Cioè, dai, sì, liberi.
liberi, vai, vai con questi cazzetti scemi. Ok. No, mi ha fatto lo switch. Ma guardate che culo. Chi ti mando ora? Ti mando i signorini qua. Vai, vai giovane. Oh, ma c'è ancora. Ma chi se ne frega, guarda, è esploso. Ah, queste merdine ti tengono i ponti. Ok, ok, distrutto tutto. Arrivo, arrivo a spaccarti le chiappe. Attenzione che ti massacro. E ci prepariamo alla mossa distruttiva finale. Attenzione, c'è un unicorno che sta spaccando l'endrame al coso puccioso, al master puccioso del nemico. Sì, ok, è inutile che tu mi fermi tutti, tanto ti sta arrivando la merda contro. Guarda te cosa mi arriva. Bam! Ormai è fatto altro. Oh sì 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 sì, questa è vinta. E attenzione signori, verifichiamo subito se vinto la mia challenge, dopodiché andiamo in multiplayer. No, sembra che il gioco non gliene fatto un cazzo che ho rifatto le vecchie partite in singolo. Devo per forza andare a vincere in multiplayer. C'è anche la modalità draft. Se decidete di... Io non conosco com'è fatta, però se decidete che questa serie la porteremo sul canale, quindi mi fate sapere, insomma, in maniera forte e consistente che la facciamo, beh, io vi giocherò una partita in draft. Ma per il momento andiamo in multiplayer. Provo a dare un'occhiata se cambiare qualcosa nel mio mazzo e ci vediamo tra poco. Ok, ho fatto due piccole modifiche, ho tolto dalla palla infuocata, ho messo le frecce che dovrebbero avere più raggio, ma dovrebbero essere meno forti, e al posto dei due pirla che stunnano ho messo la casetta degli arcieri. Vediamo cosa succede online. Fino ad ora online sono andato abbastanza bene, sono riuscito anche a giocare dei bei match. Vediamo quello che succede. Tenete conto di una cosa, che streamando su Twitch si hanno dei codici che ti permettono di andare avanti nel gioco. Non ho capito ancora come funziona questo sistema, però sembra un vantaggio, insomma, per gli streamer. È una cosa carina che hanno fatto, voglio dire. Ok, iniziamo subito con una bella casetta. Vai con la casetta. Ok, me ne hai evocati due. E io vado su... Chi cazzo vado ora? Ok. Oh, inizio male, 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 male. Ok, vai. Che caspita ti succede? Dannazione. Ma io non posso mettere... Se io metto questo... No, però questo sì, potrebbe andare. Vai. Sì, 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 la rivincita. La rivincita di Mamit. Mamit alla riscossa mi ha distrutto la casetta. Ma vaffanculo, sono forte. Vai, cecchino. Il cecchino è finito malissimo. Lui sta guadagnando molta più esperienza di me. Ok, gli sono arrivato direttamente in faccia con la mia unità, una delle mie unità più forti. Ma porca miseria, ma c'è una torretta del cavolo che fa non male di più. Attenzione, attenzione, vai col cecchino. Spaccati quella cosa, ti prego. Spaccati quella cosa. No, quello non mi piace. Quello fa male. Spaccalo. No, no, tiragli un altro colpo, ti prego. Sì. Oh. Oh, mamma santa. Ok. Ok, sembra che è un attimo la situazione più calma. Ancora lui in vantaggio. Cerco di recuperare un po' di mana e vediamo che cosa gli raccontiamo a Sikwa. Ok, andiamo tutti da sto lato, visto che la situazione sembra a... Ma cosa? Ma perché viene sempre quella merda? Ma guarda che pezzo di cacca. E io ti mando pure questi. Ma che cavolo, ma ce l'ha potenziato sto qui. Non ho capito bene se ce l'ha potenziato. Per forza, non è possibile. Ok, scontro l'ultimo sangue. C'è il cecchino e c'è il mio draghetto. Vai draghetto, c'ho anche una carta a zero di mana che se utilizza... Ecco, è la stessa che ha utilizzato lui ora. Cioè in pratica mi fa infuocare i... come si chiamano? I portali. E io uccido tutte le unità, o meglio, faccio un sacco di danno alle unità che li passano. È una sfida veramente interessante quella che stiamo combattendo. È uno contro uno, però veramente da pezzi di cacca. Ok, io direi di potenziare la zona qui e gli mettiamo pure il super Powa. Vediamo che mi racconta. Ecco, no, il fulmine maledetto. Il fulmine maledetto. Ok, vai con le frecce. Vai con le frecce che dovrei averla meglio. Dai, dai, dai. Ma porca di quella zozzetta. Lui c'ha 400 di vita, io sto in vantaggio.
Ok, la torretta è andata a farsi fottere e sto cornuto mi ha messo di nuovo la carta lì di merda. Ora però ho evocato anche i miei, la mia casetta. Forza, potremmo farcela. Vai col cecchino. Attenzione, attenzione. Attenzione, battaglione. Vai col cecchino. Vai, attenzione. Vai, vai, infuocato. No, che cosa mi hai evocato lì? Perché fai queste cose a me? Perché proprio a me? Ma cosa ti ho fatto di così male? No, no, non ti azzardare. Dannazione, dannazione. Allora, facciamo una cosa del genere. Andiamo un attimo in difesa, perché sennò questo qua mi spacca il coletto. Eh sì, vai col cecchino e difenditi da questa zona. No, maledizione, male. Vai, no, no, non deve arrivare. Non deve arrivare. Ok, ok, ok. Se riesco ad evocare la R. Oh cacchio, è questo che... è questo? Questo chi cazzo è? No, ma come? Ti prego, ma cosa, stiamo scherzando? Sì, quello è fatto fuori. È fatto fuori, ma è l'ultimo sacco di questa battaglia. Ma non ho mai combattuto una cosa del genere. Ma state scherzando? Ma veramente scherzate di brutto. Ah, ce l'ho potenziata pure io. Che cosa sta succedendo? Non ci capisco più niente. Eh no, così no. Così no però. Vai, distruggimi questo per piacere. Se mi evoca altra gente c'ho il counter attack. Ok, sì. Eh sì, eh sì. Eh sì. Mi dispiace per te. Il cavolo mi dispiace per te. Ma guarda la gente che mi evoca. Guarda. Non ci posso credere. Ci sono tutte quelle merde. Maledizione. No, la super torretta. Oh mio Dio. Oh mio Dio. No, però sto fulmine è veramente potente, ragazzi. Mi sa che devo pensare di mettermi il fulmine. Perché veramente, cioè lui è rimasto a 400 di HP e non si è più tolta. Ma state scherzando? Beh, io vado da sopra comunque, cioè di sto qua ne sbatto altamente le scatole. Chi se ne frega? Letteralmente veloce, veloce, veloce come se non ci fosse un domani. Dai cavolo. Ma sì. Eh sì, signori. Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. We have eh sì! A winner! Madonna, che vittoria! Ma dove è stata strategia a morire? Però il fulmine, devo dire che è buono. Money, money! Money, 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 money! Yes, ho vinto una mia battaglia. Sono riuscito a vincere nel video, sono molto contento. Ho vinto dei point, sono salito in legno 2, mi sento una merda. E ho vinto ben due scrigni, uno per aver vinto la partita e uno per aver vinto, per aver passato il livello. Ok, ok, è stata parecchio combattuta, però, è stata interessante. E penso di aver... ah no, ho vinto anche una quest. Ok, ho vinto una challenge, fantastico. Bene ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questo video. Se vi è piaciuto il gioco, se vi è piaciuto il mio volco che fa le flessioni, lasciate un like, commentate, ma soprattutto condividete il video per sostenere me, sostenere la serie, per sostenere il canale, per sostenere il gioco, per sostenere tutti e tutto. Se volete altri video, vi ricordo, scrivete nei commenti, hashtag portacelo e il like, ovviamente lasciatelo. E se siete arrivati fin qui, scrivete nei commenti hashtag oltre a portacelo, scrivetene due di hashtag. No, dai, basta solo l'hashtag portacelo. Ma sì, se sei arrivato proprio fin qui scrivi hashtag casetta. Così, se sei arrivato. Un saluto Shaxian a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!